Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, e oggi parliamo di sesso. Sì, beh, mica possiamo sempre andare a fare delle robe terribili. Oggi parliamo di sesso, perché il sesso è una cosa carina. Perché il sesso è una cosa carina? Perché è divertente? Sì, senz'altro, ma in realtà c'è un motivo ancora più importante, ancora più profondo. Tutti noi, proprio tutti, siamo nati dall'incontro di un ovulo con uno spermatozoo. In effetti gli spermatozoi in realtà erano un plotone, poi c'è uno che si è staccato dal plotone, è entrato lì dentro, i cromosomi si sono uniti, hanno fatto un ovulo fecondato e poi siamo nati noi. In realtà non è più vero che tutti noi siamo nati da un ovulo e uno spermatozoo, perché qualcuno sì, è nato da un ovulo e uno spermatozoo, tutti, ma non tutti siamo nati dal sesso. Nel senso, dunque, allora, l'ovulo e lo spermatozoo dovrebbero incontrarsi nel ventre di una donna. Qualche volta non succede, qualche volta si sono incontrati in una provetta, con lo spermatozoo sparato dentro l'ovulo da una siringa che lo buca. Anche dal punto di vista biologico non è proprio la stessa cosa. Magari anche dal punto di vista della psiche, non lo sappiamo. Ma resta il fatto che il sesso serve all'incontro di ovuli e spermatozoi. Questo è, perché da lì nasce la vita. Il sesso si fa con gli organi sessuali, non a caso io sono il comandante Chesterton per la brigata Chesterton per la difesa dell'ovvio. Quindi gli organi sessuali sono il pene e la vagina che combaciano tra di loro e si chiamano organi sessuali perché fanno sesso. Mentre l'apparato respiratorio, naso, faringe, laringe, bronchi, polmoni, pleura, serve per respirare. Poi uno magari si mette le dita nel naso, ma l'apparato respiratorio serve per respirare. L'apparato digerente serve per digerire. Sì, adesso, come diceva la buon'anima di George Orwell, nell'ora dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario anche fottutamente pericoloso, perché sono beccata due denunce e un provvedimento a metà con l'ordine dei medici. Dunque, il tubo digerente serve per digerire. Per questa affermazione io sono disposta a finire davanti a un plotone d'esecuzione, sul rogo, dove volete. Serve per digerire, se l'uno lo usa per altri usi, il tubo digerente si incazza. Perché ha anche un carattere piuttosto rognoso, ma torniamo al sesso. Per fare sesso ci vogliono ovuli e spermatozoi, quindi ci vuole un organismo capace di produrre ovuli e spermatozoi, vale a dire un organismo che abbia superato la pubertà, i bambini fuori dai coglioni. Fuori dai piedi, perché il sesso è una roba dannatamente pericolosa, dove si fanno morti e feriti, sono morti e feriti gravi. E ci vogliono gli organi sessuali maturi, quindi dopo la pubertà. Con la pubertà arrivano una valangata di ormoni, si cambia la statura, alle bambine vengono le mammelle, ai bambini cambia la voce, gli organi sessuali crescono, eccetera, e scompaiono gli spermatozoi. L'ovuletto in realtà c'era già da prima, ma questo non importa, e finalmente ci possiamo lanciare, compaiono le mestruazioni, eccetera. Prima no. Quindi tutti i vari sedicenti intellettuali, in realtà, ma branco di fottuti cialtroni, la parola fottuti non è scelta così tanto per dire le parolacce, io sono un ex chirurgo, noi abbiamo una certa tendenza alle parolacce, ma temo che sia letterale. Secondo me la gente come Kinsey, come Money e come tutti gli altri che dicono che loro sono nati per amare i bambini, devono aver avuto in casa un padre, un nonno, uno zio. Io mi sbaglierò, che gli ha messo le mani addosso. Magari non è vero, ma mi sembra molto verosimile. Questo non autorizza quello che hanno fatto, quello che hanno detto. Dunque, il passaggio è, i bambini sono sessuali, cretini, i bambini sono sessuati, sono maschi e femmina. Sono maschi e femmina dal momento in cui l'ovulo è fecondato. Il sesso si vede già al secondo mese di vita intrauterina, quando hanno già 5 anni, i bambini hanno la forma di bambino, le bambine hanno la forma di bambina, col sederino che si allarga, sono esseri sensuali e sessuati, ma non sono esseri sessuali, perché gli organi sessuali non sono maturi, devono stare fuori dai giochi. Vi faccio un esempio. Cosa avete mangiato ieri a pranzo? Cercate di ricordarvelo. Quello che avete mangiato ieri a pranzo è etico o non etico? Bah, che razza di domanda. Ci sono delle regole etiche per mangiare. Per esempio, se siete ebrei, se siete musulmani o se siete cattolici e rispettate la Quaresima e siete in Quaresima, ci saranno una serie di regole che uno segue, se ci crede, oppure non segue, non sono universali. Adesso immaginate tutto quello che voi avete mangiato ieri a pranzo
incluso il mezzo bicchiere di vino e la tazzina di caffè se c'erano. Immaginate di mettere in un frullatore, frullate tutto molto piccolo e lo mettete in un biberon e lo date a un lattante. Potreste ammazzarlo, oppure nella migliore delle ipotesi poteste causargli una gastroenterocolite gravissima, addirittura un'insufficienza renale, un'insufficienza epatica che lo renderà un malato gravissimo nei pochi anni che gli restano. Quindi una cosa che va bene a un'età è una catastrofe in un'altra. Non mi rompete l'anima, il sesso deve essere libero, quindi lo facciamo anche coi bambini. No, io ho l'assoluta libertà di mangiare la carne di maiale e se mi va, gli ebrei e i musulmani non ce l'hanno, uno che non rispetta la quaresima ha il diritto di mangiarsi Venerdì Santo 14 kg di panini con la mortadella. Nessuno ha il diritto di avvelenare un neonato con un cibo non adatto a lui. Le patatine fritte con la birra sono etiche o non etiche? Se le date a un bambino di 2 anni sono un crimine. Patatine fritte sì, la birra no. È tutto qui. Quindi, nobili signori, adesso noi ci riprendiamo l'etica e cominciamo a sputare in faccia a tutti quelli che l'etica la calpestano. Ecco, io sono in questo bellissimo posto, forse adesso si capisce dove sono, forse non si capisce. Ecco qua, sono in una chiesa. Vi sto parlando da una chiesa, per ricordarvi un punto del Vangelo. Se qualcuno scandalizzerà questi piccoli, meglio per lui che gli sia messa una macina al collo, anzi mettersi una macina al collo. Quindi leviamoci dalla delirante idea che il cristianesimo sia una specie di nuvola accogliente, dolce e tenera, di zucchero filato, perché non lo è. Esiste un giusto, esiste uno sbagliato, esiste un vero, esiste un falso. Esiste un qualcosa che è atrocemente criminale, e cioè che la sessualità arrivi ai bambini. Quindi, adesso, signori, noi la piantiamo di lasciare l'etica in mano ai coglioni e ce la riprendiamo, perché questo è il momento è venuto di alzarsi in piedi. Non tolleriamo che nelle nostre scuole entrino per insegnare ai bambini dell'asilo o ai bambini delle elementari a masturbarsi. Tranquilli, tirate il fiato. Un bambino si tocca i genitali, non si masturba, contrariamente a quello che diceva il dottor Kinsey, si tocca i genitali e si mette la dita nel naso. Sono due operazioni assolutamente equivalenti. E una madre e un padre per bene gli dicono: no, quella roba lì la fai quando sei in bagno o nella tua stanza, non si può fare in pubblico, no, è così e basta. Perché se noi non diamo tabù, il nostro bambino diventerà un predatore. Il nostro bambino all'età di 11 anni violenterà la sorellina di 8 per vedere cosa si prova, quindi è no. Se l'insegnante vuole spiegare al nostro bambino, l'insegnante sta seguendo delle precise linee di condotta dell'OMS, lo sapevate? Oh sì, l'ONU che è così brava, così carina, così intelligente, la comunità europea, ci spiegano che dobbiamo insegnare la masturbazione ai bambini di 4 anni, altrimenti gli resta il tabù. Tranquilli, i bambini non sono così scemi. Secoli e secoli e secoli di umanità hanno imparato a masturbarsi da soli senza che gli insegnanti si disturbassero. Quindi chiediamo agli insegnanti che si limitino a istruire i nostri figli, non si azzardino a educarli, sono impiegati statali, non spetta loro. Grazie per avermi ascoltato, è stato un piacere. Arrivederci, buona serata.